È morto dopo 2 mesi di ricovero nella casa di riposo dei Benedictis di Teramo, Pasquale Di Marco, 96 anni, meglio noto come il vecchio Il Mare, perché fino allo scorso anno, quando gli era stata revocata la patente, ogni giorno percorreva 60 chilometri dal suo paese, Poggio San Vittorino, nel Teramano, fino a Giulianova, per andare in spiaggia, sedersi sulla sua seggiolina e guardare l'orizzonte per almeno un paio d'ore. Niente e nessuno lo aveva mai fermato, nemmeno la pandemia. Un'immagine che presto aveva attirato l'attenzione di passanti incuriositi, tanto che Di Marco era diventato una star locale e poi nazionale. Vera TV con il collega Francesco Marcozzi era stata la prima ad intervistarlo quando l'ex minatore in pensione non era ancora famoso. Pasquale Di Marco. Di dove? Di Poggio San Vittorino. Teramo, sopra Teramo. Teramo. Allora, mi dicono che lei, se non tutte le mattine, molte mattine, viene da Poggio San Vittorino, qua a Giulianova, con la sedia questa, cioè si porta la sedia, si siede e guarda il mare. Ma è così? Sì. Ma perché? Perché viene l'aria buona. Ah, quindi lo fai per motivi di salute? Ma sì, di salute di tutti. Insomma. Allora, mi dicevi quanti anni hai? 92. Perciò se arriva al mare sei benissimo. Ho lavorato una vita. Come, con che lavoro? Bene, ho fatto tanti di lavoro. Sono stato nel Belgio. Ma le miniere? Sì, pure. Sotto le miniere. Sotto le miniere? 920 metri sottoterra. Ma quando questo? Ah, appena finito la guerra. E poi io sono stato con una grande vetreria. Poi sono stato con la pulizia a fare il cameriere. Poi ho fatto un corso di infermiere e sono andato a fare l'infermiere. In ospedale? Ospedale. E hai finito come infermiere l'ultimo lavoro? No, l'ho fatto sempre, non ho fatto anche un altro lavoro. L'ultimo lavoro che hai fatto, perché poi sei ben giovane, a questa età, sì. Il contadino. Pure ce l'hai la terra, tu c'hai? C'ho la terra. E la coltivi da te? Certo. Oh, allora tu c'ho i cavalli, vuoi una cavalluccia? No, voglio venire a vedere, un giorno vediamo. Senti, ma sei sposato? Sì, c'ho 2 figli. E quelli che vengono qua, ma tu vieni al mare a Giulianova da sempre, pure d'estate? Beh, d'estate sì. Cioè, non c'è la casa però. No. Allora, vieni d'estate, però d'estate che ti porti l'ombrellone? Sì, mi porto l'ombrellone. La sedia. C'ho gli amici qua. Ah, c'hai gli amici ormai. Ora in tanti lo piangono, anche l'abruzzese fuori sede gli ha dedicato uno dei suoi post, salutandolo come uno dei personaggi cult della regione. Oggi l'Abruzzo dice addio al vecchio che amava il mare, ma soprattutto alla semplicità disarmante del suo messaggio. A volte basta solo guardare il mare per essere felici.